Tornavo, c'era solo a mare, l'undicesima edizione, una 3 giorni che arriverà il tavolo turistico di Pescara. Quali le novità di questa edizione? Ci sono tante novità perché noi siamo giovani ma in crescita e quindi abbiamo delle cantine nuove, ci sono degli abbinamenti nuovi da poter provare, siamo sempre attenti anche a chi è vegetariano o comunque anche a problemi di celiachia e quindi gli assaggi ci sono per tutti. Saranno 3 serate molto belle perché c'è anche Mediterranea, quindi tantissima affluenza, tanti vini e abbiamo fatto 3 date proprio perché chi vuole può venire per assaggiare più vini con tranquillità e insomma tornare poi a casa senza problemi. Vi ricordo le date che sono diverse, quindi Pescara 5-6-7 luglio, Silvi Marina 11-12 luglio, Città Sant'Angelo che è una novità, il 13 luglio, Giulianova sui Cadiscendi, quindi serata romantica, 18 luglio, Casalbordino scendiamo nel sud dell'Abruzzo con anche i loro cerasuoli che sono un pochino diversi dalla parte alta, Francavilla al Mare il 19-20 luglio, Torre del Cerrano, altra serata romantica il 2 di agosto, Montesilvano 8-9-10 e quindi poi inizieremo con altre iniziative per l'estate.